Onorevole Davide Faraone, all'interno di questo spazio del porto di Palermo dedicato all'arte contemporanea. Credo che sia una bella idea essere riusciti a conciliare un capannone industriale classico e tradizionale con il fatto che si possa contenere all'interno un momento di cultura e di rappresentazione per giovani artisti che hanno voglia di esprimere la propria arte e farla vedere una città come Palermo. Credo che questo contrasto sia un contrasto non paradossale, ma assolutamente coerente con l'idea che ha ispirato questa mostra. A proposito di giovani artisti, tante difficoltà sia per i giovani che per i giovani artisti in una Sicilia sempre più confusa. Sicuramente la Sicilia non è stata in questi anni una regione che ha attratto rispetto all'essere punto di riferimento, pur avendo le caratteristiche naturali per diventarlo, punto di riferimento per gli artisti. Credo che iniziative come questa possano agevolare e possano favorire momenti positivi per l'arte e per chi si ispira a questo. Superando l'arte e parlando di politica, una lettura politica di questo governo regionale, attualmente traballante, forse sostenuto dalla nuova stampella del nuovo centrodestra. Molto più interessante parlare del museo e dell'arte.